Elen Ghirmu, assessore allo sport del Comune di Rivarolo, un appuntamento molto particolare e speciale questa sera, perché oltre a essere praticamente a 2 mesi esatti, meno due, dall'arrivo, dalla partenza del Giro d'Italia, della tappa del Giro d'Italia Rivarolo-Cogne in particolare, oggi è arrivato anche a Rivarolo il trofeo senza fine, che è simbolo del Giro d'Italia. Che emozioni si prova, ma soprattutto come il Comune di Rivarolo si sta approcciando a questo evento, ormai che è sempre più vicino. È sempre più vicino e siamo davvero molto emozionati anche noi. Non sembra vederlo da lontano, ma da vicino trasmette veramente un'emozione incredibile vedere i nomi di tutti i ciclisti che hanno vinto il Giro d'Italia. È veramente una sensazione che neanch'io mi aspettavo. Sono molto contenta della partecipazione di questa sera vostra, professionale, e anche comunque delle associazioni che si sono subito interessate a questo grande evento, e dimostra che veramente il Giro d'Italia può toccare tutti e tutte le realtà. Abbiamo i presidenti delle associazioni, abbiamo il gruppo ANFAS che collabora con noi nella produzione anche attiva di materiale per il Giro. Sarà una settimana ricca di appuntamenti. Domani il trofeo sarà esposto nella nostra biblioteca comunale, nel pomeriggio andremo a trovare i ragazzi al centro polisportivo. Giovedì invece saremo al nostro ufficio turistico della Proloco, quindi cercheremo di portare il trofeo in giro per la città proprio perché possa essere visto il più possibile, e poi siete tutti invitati il 26 in questo momento di piazza, in modo tale da festeggiare insieme l'inizio di questo lavoro. Hai detto bene prima, in fondo è anche un po' un arrivo la nostra partenza, perché vogliamo goderci questi mesi e sfruttare il più possibile delle opportunità che il giro ci può dare. Quanto è importante secondo te un evento di questo genere, non solo per Rivarolo ma per il territorio intero del Canavese? È fondamentale, da subito ci abbiamo creduto tanto, soprattutto per il periodo in cui siamo, dopo 2 anni di pandemia. Ecco, c'è da dire, non ci aspettavamo chiaramente, quando abbiamo pensato al Giro d'Italia, anche di essere in un momento storico così delicato. È chiaro che è la nostra spinta, la nostra proposta per riportare sul territorio, per riportare, come hai detto bene, il nome di Rivarolo ma anche di tutto il Canavese un po' alla ribalta, far di nuovo parlare di noi e riportare le persone a vivere la nostra città e vivere il nostro territorio. Proprio ieri siamo stati in regione per la consegna dell'identità visiva dei distretti commerciali, e c'è stata occasione anche con gli assessori di Quarnier, Castellamonte e Ivrea di ragionare insieme e parlare, perché no, di eventi condivisi per promuovere davvero il territorio a tutto tondo e l'interesse dell'amministrazione. Con Davide Francone chiacchieriamo questa sera in occasione di un appuntamento molto speciale, perché non solo siamo a 60 giorni, a 2 mesi dalla tappa del Giro d'Italia Rivarolo-Cogne, 15ª tappa del prossimo Giro, ma soprattutto oggi arriva a Rivarolo in sala consigliare quello che è uno dei simboli di questa manifestazione, il trofeo senza fine che andrà al vincitore dell'edizione 2022. Davide, state facendo un grandissimo lavoro, ci si avvicina sempre di più a questo appuntamento, vuoi raccontarci come lo state affrontando? Sì, l'impegno è oneroso, c'è stata richiesta questa collaborazione da parte del Comune di Rivarolo, noi come velodromo abbiamo aderito molto felicemente, è una grande soddisfazione oggi poter avere qui il trofeo senza fine, è senz'altro il simbolo del Giro d'Italia che verrà dato al vincitore al termine di questo giro. Stiamo lavorando molto a questo progetto, il Comune si sta prestando a darci una mano, noi stiamo supportando il Comune in questo discorso qui, sono molti gli obiettivi che si vogliono raggiungere, si vuole valorizzare il territorio e si vuole fare il più possibile anche per le associazioni locali, per quello che sono le attività commerciali del paese. Questo è lo spirito principale del Giro d'Italia, uno degli obiettivi del Giro d'Italia. Ci saranno diversi appuntamenti che culmineranno poi nella tappa del 22 maggio. È una domenica, speriamo che anche il giorno festivo possa essere occasione per portare più gente il giorno della tappa. Come velodromo Francone, tra l'altro voi avete festeggiato da poco un compleanno molto particolare, come gruppo, come associazione, come appassionati di sport continuate a fare un grandissimo lavoro sul territorio, soprattutto per quanto riguarda il mondo delle due ruote.
Assolutamente sì, il nostro core business, possiamo chiamarlo così, è la pista. Essendo però volontari, essendo appassionati di ciclismo, tutte le occasioni, tutto quello che è il ciclismo a 360 gradi ci interessa e cerchiamo di valorizzarlo. Quest'anno è un anno importante per noi, lo è stato l'anno scorso perché abbiamo festeggiato i 25 anni di attività dell'impianto del velodromo, che ci ha dato grosse soddisfazioni. Ci fa molto piacere vedere oggi Filippo Ganna conquistare e vincere tappe del Giro d'Italia. Filippo, che è cresciuto sul nostro velodromo, ma come anche Elisa Balsamo, tanti altri corridori come Mattia Viel, che sono cresciuti da noi, e questo non può che darci grosso grosso orgoglio. Come detto, noi nasciamo come pista, seguiamo il ciclismo a 360 gradi e questa richiesta, questa collaborazione che ci ha richiesto il comune di Rivarolo non ci fa che molto piacere a tutto il velodromo e a tutto lo staff del velodromo.